No. Uh -huh. Jaya Sri Jaya nityananda Jaya Advaita Chandra, Jaya Gora Bhakta Vrinda, Jaya Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, benvenute, benvenuti allo studio della Sri Chaitanya in questo auspicioso giorno dell'apparizione di Sri Giri Govardhana, Ghirigo Vardana e Radha che si trova proprio eh, di fianco a Ghirigo è il luogo più sacro per i Godia Vaishnava. Ci ricordano i divertimenti del Signore e questo capitolo, il ventiduesimo della Madhya Lila, il metodo del servizio devozionale, ci aiuta proprio, ci, ci guida a a poter entrare in questo, in questo meraviglioso reame dell'amore che il Signore ha manifestato con i Suoi associati anche in questo mondo. Tutte le scritture rivelate affermano che il contatto con un puro devoto, anche per la durata di un attimo, può permetterci di raggiungere ogni successo. Qui viene usata la parola, e mi sa che non l'avevo letto questo, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Sastre Kaya, Lava Matta, Sadhu Sangha Sarva si Il famoso verso, Lava Matra. Lava è una frazione di secondo. Secondo i calcoli astronomici un Lava è un undicesimo di secondo, quindi è un attimo. Eh? Lava Matra. Sadusanghe, sarva, siddi, aya. Eh? Questa è una frase, lava matra, sadhu, lava matra, sadhu anche un attimo di SADUSANGA, sarva, siddi, haya. Sarva significa tutte, tutte le siddi, offre tutte le siddi trascendentali. E questo sarva sastra kaya. E tutti i sastra lo affermano. L'ultimo verso che avevamo letto ieri, finché la società umana non accetta la polvere dei piedi di loto dei grandi mahatma, quei devoti che non hanno nulla a che fare con i beni materiali, l'umanità non potrà rivolgere la sua attenzione ai piedi di loto di Krishna. Quindi, questi piedi di loto distruggono tutte le eh, indesiderabili condizioni di sofferenza della vita materiale. Finché la società, perché la società ha a che vedere con eh, la mondaneità. senza avere contatto con loro che non hanno contatto con la mondanità, ma con la trascendenza. Come si fa? Capite, anche un grande scienziato, eh, abbiamo cercato di spiegarlo, non pensate che non ci sia intelligenza in questo mondo, perché è una creazione di Brahma, voluta dal Signore, c'è molta intelligenza, ma mondana. Riguardo delle, delle siddi materiali, sono enormi. Eh. Ingenuamente qualcuno dice questi stupidi sciocchi, sì, a livello spirituale, ma non sono stupidi, sono persone, iranya Kashipu è riuscito a controllare l'universo intero, ci aveva solo Brahma al di sopra. Eh, questo non è uno stupido, è una persona potentissima, ma sempre racchiusa dentro l'universo materiale. Eh, non, pensa non pensate, potranno viaggiare per tutti i pianeti, questo è confermato dalle scritture, potranno attraversare tutte le dimensioni universali dell'universo materiale, ma non potranno uscire dal... dal dalla copertura universale, per uscire dalla copertura che non è una copertura, cioè per noi è grossolana, ma c'è un'altra natura che permette di essere costantemente ovunque nella realtà spirituale ed è quello il metodo che noi stiamo cercando di acquisire. Non c'è bisogno di spostarsi, perché è nel cuore, è nel cuore inteso come nella coscienza, è manmana bhavamat bhakt. Resta sempre nel tempio del mio cuore, dice Bhaktivinoda Thakur. Ma queste cose i materialisti non le capiscono perché pensano che sia riferito a un, un ambito pur sempre, anche se sottile, materiale. Ma non è così è fatto di una sostanza diversa. Quindi se non si accettano, se non si accetta eh, il, 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 queste grandi matma ma che vivono in quella realtà, pur vivendo qui, che non hanno nulla a che vedere con i beni materiali, finché anche la spiritualità ha a che vedere con i beni materiali, No? tranne che, una che un matma sia completamente puro. In realtà, nell'accezione nell più elevata, il matma non ha bisogno di nulla. Come se Chaitanya si muoveva, passava per i luoghi e semplicemente vedendolo, ascoltandolo, cambiavano. Il loro cuore cambiava. Questo è il vero Matma. Matma non ha bisogno di strutture materiali, in senso ultimo. no? Ma sono livelli elevatissimi questi. Quei devoti che non hanno nulla a che fare con i beni materiali, l'umanità non potrà rivolgere la sua attenzione ai piedi di lotta di Krishna. Perché? Chi ci può insegnare se non è realizzata questa scienza? E non si può realizzare con le capacità mondane, intelligenza o altro. Non è possibile. Perché è qualcosa che discende dal piano trascendentale. Infatti qui lo dicono, questo verso è sadhu sangha, sadhu sangha. Eh? Asso associatevi con i sadhu. Tutti gli sastra dicono sarva sastra kaya. Lava matra, sadhu sanghe, anche un, un lava, un undicesimo di secondo, un attimo, Sarva sarvasidai. Offre tutte le siddhi. Da che cosa dipenderà? L'abbiamo letto due o tre volte e poi ci ha fatto l'esempio anche di, di Dhruva Maharaj. Se uno dice: Io sono tuo, tu sei mio, e resta fermo, eh, o questo o la morte, resta fermo in questa decisione, ha ah, già ottenuto. Cosa significa restare fermo? Che per natura la natura materiale duale ti offrirà sia il, il sereno che la tempesta. Nel sereno non ti devi inorgogliere e nella tempesta non ti devi perdere, ma resti fisso. Io sono tu, tu sei mio. E per fare questo non possiamo poggiare sulla nostra intelligenza la nostra forza ma solo su un amore che è onnipervadente capite allora mh, tutto è già fatto tutto è già fatto quindi basta un momento ma che cosa succede poi noi idealmente ci pensiamo ma poi Arriva, arrivano le vittorie, le glorie e ci inorgogliamo. Arriva la disfatta e, 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 ci scon e diventiamo sconsolati. E come succede ad Arjuna e tanti altri. No? Droppadi. E questo significa che siamo ancora dentro alla dualità. Ma c'è un piano che può essere ottenuto. E come abbiamo letto ieri, è di, di natura, è, cioè, è, 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 è già latente in noi, ognuno di noi. Non c'è bisogno che venga da qualche parte, è latente. Ma può essere risvegliato solo dal matma. Perché di nuovo noi a contatto con l'energia materiale non possiamo risvegliarlo autonom autonomamente. O meglio, è così raro che non... cioè, eh, sono solo... Eh, è la laurea d'onore, no? cioè, ma è ancora più raro, è qualcosa di difficilissimo molto lungo e difficile invece qui dice anche solo un attimo eh, mettiamo la differenza è chiaro che se c'è orgoglio dice ah, io voglio farmi da solo è proprio quello lì il guaio che c'è un grande orgoglio invece quando una persona santa e saggia sa che in un attimo può tenerlo perché non abbandonarsi capite qual è il punto Ecco perché è così difficile realizzarlo da soli perché poggia un po' sull'arroganza umana mentre sappiamo che il Signore offre la sua misericordia semplicemente abbandonandosi a un suo puro devoto Tulyama lavanapi la venapi nasvargam Napunar bhavam, bhagavat sanghi Sangasya, martianam kimatu sina. Il valore di un attimo trascorso in compagnia di un devoto del Signore non può essere paragonato nemmeno al raggiungimento dei pianeti celesti o alla liberazione dalla materia. Che dire quindi delle benedizioni che si possono ottenere in questo mondo nella forma di prosperità materiale? che è adatta per coloro che sono destinati a perire, eh, tutte le benedizioni finiranno con il, il, il perire di questo corpo. Perché le benedizioni riguardano, ci sono benedizioni di altro genere, ma non possono essere ottenute da benefici di questo mondo, per esempio eh, se noi eh, abbiamo qualche amico alto locato che dire del presidente, ci benedice e dice eh, ti trovo un bel lavoro eh, dove guadagnerai tanto senza fare poco, ma una volta lasciati il corpo non c'è più questa benedizione ma qui addirittura dice neanche non è paragonata al raggiungimento della de, de, de piattaforma celeste, dei pianeti celesti, o alla liberazione completa dalla materia, dal, dall'incatenamento materiale. Spiegazione, questa citazione è tratta dallo Simad Bhagavatam e si riferisce ai riti e ai sacrifici vedici celebrati dai saggi di Naimisarania guidati da Sunakarishi saggi misero in rilievo il fatto che la compagnia di un devoto, anche per un periodo di tempo inferiore a un secondo, non può essere nemmeno paragonata a mille risultati e sacrifici vedici, all'elevazione ai pianeti celesti e al fatto di fondersi nell'esistenza del Supremo. Noi sappiamo che a volte è molto difficile sostenere le parole e lo sguardo dei devoti soprattutto dei puri devoti perché loro scoprono eh, la ferita e a volte brucia molto però se in un modo o nell'altro come abbiamo letto ieri eh, in un modo o nell'altro c'è c'è questo desiderio, allora si va al di là anche di questa eh, apparente eh, difficoltà iniziale che è dovuta soprattutto all'ego e allora si ha un beneficio enorme. Perché? Perché è la via diretta. È la via diretta. E a noi spaventa a volte la via diretta. Eh? Noi cercheremmo una via ideata da noi. Il, 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 cioè che dia il risultato più alto e sia il più accessibile possibile. E che non tocca certo, i nostri appartamenti. È certo, è chiaro. Che non, che non vada a sconvolgere i nostri piani. Ma non funziona questo, no? Maestro spirituale viene molto, con molta gentilezza. E qui in realtà si parla di Matma ma e Mahajana, che non è pre precisamente il maestro spirituale, ma il guru sastre Sagno. Il maestro spirituale è la persona eh, fra tutte queste che noi scegliamo. C'è un incontro con questa personalità per eh, caratteristiche. No? Ci sono tanti benefattori, ma c'è quello più vicino che in un modo o nell'altro incontriamo, che può essere Odix o Six, o, o può essere entrambi. No? Ma è detto che il Sadguru è colui che ti può che ti prende per mano e ti porta di là. E vita dopo vita viene, non è detto nella stessa forma, noi non, non abbiamo accessibilità alla comprensione di questo, perché per noi è inconcepibile come fa a venire e a tanti altri discepoli dall'altra parte che cura, che viene qui e lascia tutti gli altri. Cioè, noi abbiamo un'idea molto limitata della realtà spirituale. No, no, non è così eh, come abbiamo esperienza in questo mondo. Quindi, eh, la cosa più importante, come diceva anche Chanakya Pandit, se c'è un incendio, non state lì a. A spercare tempo a dire ma come è successo, oh mio Signore, adesso cosa? cioè, bisogna spegnere l'incendio. No? Adesso per noi la cosa più importante è proprio questo metodo del servizio devozionale, ma noi molte volte ci fermiamo perché a, a, a ciò che non è così fondamentale. Se, se uno si accorge che c'è il veleno che lo sta uccidendo, la cosa migliore è, è bloccare questo veleno. È inutile andarsi a piangere sopra o, o, o a trovarne le ragioni. Quindi, Krishna Kripalu Arjunere Dagatere Rachya Cena Upadesha dia Krishna è così misericordioso che con i suoi insegnamenti indirizzati ad Arjuna ha protetto il mondo intero. E eh, questa è la Bhagavad Gita, che viene, eh, non viene compresa molto facilmente. Perché? È proprio quello che vi ho appena detto. La Bhagavad Gita eh, offre... Il, eh, la base essenziale no? e, e, e questo a volte è molto è molto forte eh? Arjuna stesso quella grande personalità di Arjuna fa fatica ad accettarlo se no? cioè noi, noi vorremmo Vorremmo organizzare noi il modo, ma non funziona così. No? Il chirurgo va all'essenza, cioè deve, deve fare il suo lavoro. Cristo no? lo fa molto gentilmente. Se noi studiamo accuratamente la Bhagavad Gita, e lui utilizza un metodo analitico. Cioè analitico significa che aiuta Darjuna a essere lui a scegliere. Infatti alla fine dice io ti ho detto quello che dovevo dirti, adesso fai come vuoi, fai come credi. Però gli ha dato tutte le basi poiché è amico e non invidioso di lui. Perché uno che non è amico e non è, è invidioso non può capire anche se gli viene data la stessa conoscenza. Ce l'abbiamo nell'esempio di Duryodhana e i Pandava. E praticamente hanno la stessa opportunità, hanno lo stesso guru, Dronacharya, hanno la, la stessa possibilità. E Krishna e anche i grandi santi, come Vidura, gli danno tutta l'associazione, ma loro non accettano, non capiscono perché. Perché non sono amici e sono invidiosi. Cosa significa non sono amici? L'amico non è quello che ti è di fianco semplicemente e si ci diverte insieme, perché tante volte i corava e i pandava lo fanno. L'amicizia ha le stesse caratteristiche dell'amore di, di due innamorati, ha la stessa caratteristica anche del, del, della relazione fra genitore e figli, anche se in altro modo. Ma qual è il principio? È un'accettazione un dell'altro. Cioè, anche se a, a livello di amicizia c'è una si considera inferiore anche l'amico, ma tutto questo è fatto solo per la sua felicità. capite? Krishna è molto felice quando perde a volte nei giochi e deve caricare sulle spalle Sridama qualche un altro. E gli dicono, ma che ti credi di essere? Io, io, mio padre, io sono un Brahman, mio padre ha più mucche di tuo padre. No? Però questo qui non è fatto con invidia, è fatto con amicizia. È, è qualcosa di molto profondo perché è l'amore, no? Capite? L'amicizia non è un business. Ah, no, io ho delle persone vicine con quasi posso divertirmi. Non è un business, è, è uno scambio d'amore. Noi molte volte anche in questo mondo fraintendiamo questo fatto. No? e dopo poi prendiamo siamo delusi e, e deludiamo perché diventa un affare anche l'amicizia invece è detto che l'amico lo vedi proprio quando tutti gli altri ti lasciano e tutti quelli che non, non erano amici e non, non erano non invidiosi, ti lasciano. Se c'è un vero amico, è proprio in quel momento lì che si manifesta. Perché è al di là della, eh, de, di, di ciò che si può ottenere, eh, il suo scopo è proprio la tua felicità. Come vi ho detto, non è diverso anche se. È di un sentimento diverso l'amicizia di un sentimento diverso dalla parentela dalla, dalla relazione familiare padre e madre e dalla relazione amorosa in realtà la relazione amorosa li contiene tutti è la più elevata però nell'amicizia la vera amicizia è vero amore quindi è così misericordioso Krishna che con i suoi insegnamenti da amico, e glielo dice, poiché tu sei mio amico e non invidioso di me, io ti offro questi insegnamenti che ha protetto il mondo intero, perché se noi ci poniamo nella posizione di Arjuna, proteggiamo noi stessi e tutto il mondo, eh, tutti quelli che eh, entreranno a contatto con noi, e questo è il significato di Ari De Katareka, Krishnu Padesh. Che cos'è che il snuppa adesso? È la Bhagavad Gita. Eh? Gli insegnamenti della Bhagavad Gita. Amara gaya guru, ayinatara Allora diventa guru. Tu prima acquisisci di tu, anche, anche, anche se non tutti, almeno una buona parte, poi dopo offri, condividili. Perché questo è il beneficio più grande del mondo intero sarva srinume Srinu me paramam istosime dridamiti tato vaksyam te itam manmana Bava madhbhaktu madhya ji mamnamaskuru mam, mam e satyam te pratijani priosime e questa è l'essenza della Bhagavad Gita poiché tu sei mio carissimo amico ti rivelo la parte più confidenziale della conoscenza non è possibile cioè da un professore a scuola noi da un prete in chiesa e anche in questo momento noi non possiamo acquisire la conoscenza più confidenziale se non abbiamo una caratteristica, eh? che è l'amicizia nei suoi infiniti eh, risvolti, fiducia, non si può capire. Dici, ma come? Io ascolto. Non si può capire, perché c'è un filo, eh, e non chiamiamolo magico, trascendentale, che non è compreso se non c'è un legame trascendentale. Capite? Se non c'è un legame trascendentale, non si capisce il messaggio trascendentale, ma si capisce quello. Eh, mondano, elevatissimo, ma non è trascendentale. Ecco perché noi, come diceva Bhti Vai Goswami Gosvami, Marai, io vengo. Parlo e voi ascoltate, 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 ma poi non fate quello che vi dico. Perché non ascoltate? Perché per ascoltare ci vuole questo figlio. Eh? Non basta che lui sia il maestro spirituale, tu il discepolo, ma sei un vero discepolo? Cosa significa vero discepolo? Proprio colui lo spiega qui, poiché tu sei mio carissimo amico. Bisogna essere amici del maestro spirituale. Il maestro spirituale è un signore, è un amico, è un genitore ed è un amante. Se non c'è questo, non si può cogliere. Noi diventiamo solo dei professionisti. Sappiamo le cose, ma nel momento del bisogno, come carna, non saltano fuori e siamo perplessi. Questo è successo ad Arjuna, vi invito, vi invito a riflettere e ci rifletto anch'io spessissimo su questo. Arjuna aveva ottenuto l'amicizia di Krishna, vivevano insieme, eh? era il suo amico più caro, almeno quando era lì ad Astinapura. Eh, fra i cinque Pandava Krishna preferiva Arjuna, Advaraka preferiva Uddhava, ma ad Astinapura preferiva Arjuna. Quindi era il preferito di Krishna, ma non gli bastava per capire Krishna, non gli è bastato. Infatti quando si è offerto una perplessità molto elevata nel campo di battaglia, non ha capito. Allora Krishna ha dovuto istruirlo ancora più profondamente. E per fortuna nostra, Arjuna, essendo sincero amico e non invidioso, ha compreso. Capite, non basta avere il maestro spirituale di fianco. Non basta avere amici di fianco, bisogna desiderarlo con tutto il cuore, bisogna chiedere, istruiscimi. E ci deve essere il desiderio di comprendere, perché è una scienza che non è mondana, non dipende dalla capacità professionale. No. E questo pochissimi desiderano comprenderlo. No? Ma è così e deve essere una preghiera costante per potersi porre in quella condizione. Pensate, Krishna è così gentile che gli mostra la forma universale per fargli capire proprio gli estremi no? e Arjuna sempre di più comprende. Ma, ma qui il mio amico ha già fatto tutto, capite. Krishna ha già fatto tutto a livello di questo mondo. Nella realtà spirituale non ha fatto nulla perché lo fa in relazione con noi, quella è la realtà spirituale. Invece nel mondo materiale, il mondo materiale è un cosmo, è ordinato, ha delle leggi. Capite, il sole domani sorge a un'ora precisa, non può non sorgere a quell'ora. Questo è il mondo materiale. Nel mondo spirituale, il sole, a parte che non c'è, no? Cioè, Yoga Maya può stravolgere tutto. Il Lila del Signore non è limitato. Ma per entrare in quel mondo bisogna essere diventati pienamente trascendentali. Perché lì c'è solo la trascendenza. Invece, no, qui ci sono delle leggi. Capite? E lui confondeva questo mondo con quell'altro e allora era sconvolto, perché aveva ragione di quello che diceva riguardo di questo mondo. Ma Krishna gli dice io non voglio fare questo. Quindi per comprendere Krishna bisogna andare al di là di tutto ciò, come ha detto qui Matma. Eh? che possono essere ottenuti in questo mondo nella forma di qualunque cosa, non, è, non può essere compresa. Poiché tu sei un mio carissimo amico, ti rivelo la parte più confidenziale della conoscenza. Ascolta la mia parola detta per il tuo bene. Questo è l'amico, non ha interesse. Pensa sempre a me: diventa mio devoto, adorami e offrimi i tuoi omaggi questo si fa solo nel presente. Pensa sempre a me, non dice hai pensato a me, penserai a me. Allora, se uno pensa sempre a Krishna, non è sempre presente, non può essere proiettato nel passato, nel futuro. Così certamente verrai a me, perché sei già in me quando fai quello. Te lo prometto perché tu sei un amico che mi è infinitamente caro. Ma questo lo dice solo ad Arjuna, lo dice a tutti e noi. Mm? Non è che si guadagna questo facendo delle cose, ma essendo come sta dicendo qui. Quindi noi dovremmo pregare per riuscire a comprendere come porci in questa condizione, di essere sempre presenti, cioè percepire sempre presente l'amicizia del Signore. E ve l'ho detto, è molto più importante comprendere quanto Lui ci ama come nostro amico di quanto noi L'amiamo. Perché il nostro amore verso di Lui dipende dal suo amore di Lui verso di noi. Infatti, dice: Poiché tu sei un mio carissimo amico, ti rivelo. È Lui che si rivela, non siamo noi a rivelarci a Lui. Eh? Questa è un'altra grande confusione. Eh? Le mie capacità mi faranno giungere al Signore. No. E non è possibile, lui è il Purusha, lui è l'amato. No? Quindi, si rivela a noi quando noi siamo carissimi suoi amici. Un carissimo amico non si dimentica mai dell'amico. Un carissimo amico, quando dice il suo nome, è completamente in lui non dice il suo nome pensa a qualcos'altro tanto mi hanno detto che se canto il suo nome ottengo questo ottengo quell'altro ma quello non è un'amicizia no? e lui lo sente ed è felice quando sente che noi cantiamo il suo nome con affetto è come eh, la mamma quando senti il bambino che lo chiama capricciosamente, o quando lo chiama con urgenza, con bisogno, con amore, con affetto, c'è una bella differenza. Chiaramente noi, fra amici, a volte c'è anche, anche l'interesse, eh, no? è una sfumatura, però viene sempre fuori. Il, il principio, cioè la, la, la parte fondamentale. A volte si scherza fra amici, no? però uno riconosce veramente un amico perché può sempre contare su di lui. Allora, se Cristo è il nostro migliore amico, surit, no? perché noi pensiamo che ci siano cose che gli sfuggono dal controllo e che, che sono proprio dure, dure, dure? Perché non abbiamo completamente, non siamo veramente amici come Arjuna. Ancora abbiamo il desiderio di approfittare della sua amicizia, per così dire. E questo è il falso ego. Allora non possiamo, da una parte, approfittare ed aspettarci poi dall'altra, una completa sincerità abbandono da Cristo in realtà lui lo vuole fare ma siamo noi che non essendo puri nel nostro nel nostro sentimento non vediamo quello che lui dice io lo faccio per il tuo bene ma se tu non lo vuoi accettare come ha fatto Duriodana cosa posso fare? non posso mica eh, come un mago trasformarti perché non sarebbe più amore. Ci ha provato in tutti i modi, ma alcuni non si abbandonano. Allora cosa dobbiamo fare? Ecco il metodo del servizio devozionale. Questi sono i, due, fra i, i, i versi più importanti della Bhagavad Gita. Arva, Agya, Veda, Dharma, Karma, Yoga, Jana, Saba, Sadi, Sesa e yagya, banava Benché Krishna avesse già spiegato l'utilità dell'esecuzione dell dei riti vedici, del compimento delle attività interessate prescritte nei Veda dalla pratica dello yoga e dal jnana. Eh? Infatti Arjuna resta perplesso e dice: Ma come prima mi hai detto di fare tutte queste cose? E dice che adesso invece queste ultime istruzioni sono le più potenti e superano tutte le altre. Ma chi le può capire? Solo un amico che non è invidioso. Gli altri non le capiscono e dicono: Queste non valgono niente, sono molto più importanti le altre. Sono molto più importanti i riti vedici il compimento di attività interessate prescritte nei Veda, pratica yoga, ghiana, queste sì che sono importanti. Queste cose qui sono per i, i sentimentali. Capite? Rileggiamo. Poiché tu sei mio carissimo amico, ti rivelo la parte più confidenziale della conoscenza. Ascolta la mia parola detta per il tuo bene, pensa sempre a me, diventa mio devoto, adorimi e offrimi i tuoi omaggi. Così certamente verrai a me, o meglio, sarai sempre in me. Te lo prometto perché sei un amico che mi è infinitamente caro. E qui dice: benché Krishna avesse già spiegato l'utilità dell'esecuzione, ma perché lo fa Cristo? Perché lo fa Cristo? Perché due innamorati a volte si mettono alla prova? Per aumentare l'amore. Se, se Arjuna si fosse fermato lì, eh, bene, ce ne sono tanti che si fermano lì. Sono perfetti sacerdoti, brahmana, eh, eh, sannyasi, va benissimo. Infatti Cetane dice che va Bipra, che bagnai, su tra che ne hai. E hai Krishna Tattuavetta. Eh? Ti vuoi fermare lì? Quindi ha spiegato l'utilità dell'esecuzione dei riti vedici. Non ha detto che non sono utili, sono molto utili. Cioè bisogna comprendere bene quello che dice Krishna. No? Vuoi un amore esclusivo? Devi essere esclusivo. Benché Krishna avesse già spiegato l'utilità dell'esecuzione dei riti velici, del compimento delle attività interessate prescritte nei Veda, non quelle così organizzate da noi. Dalla pratica dello yoga e dall'esercizio del jnana, queste ultime istruzioni sono le più potenti e superano tutte le altre. E iaghiabale, Brakratera, radda, iadi, sarva, karma, tiaga, karis, e krishna, bajjaya. Se il devoto ha fede, se il devoto ha fede. Ma in che cosa? Ma mi ha detto prima questo, infatti è confuso, dice, ma come? Prima mi hai detto di agire in tutte queste cose e adesso mi dici di no. Se il devoto ha fede nella potenza del mio ordine, ad ora Krishna abbandona tutte le altre attività. Sarva Dharma Parityaja. Mame Kam Saranam Abbandonati a me nel mio sentimento di Vraja. Quindi significa che ci sono altri sentimenti. C'è il sentimento di Matura, di Dvaraka. Ci sono tanti sentimenti. No? Tavat karmadi konvita na nirvidyate yavata matkata sravanodova sraddhayavanna jayate, finché non si è sazi dell'attività interessata e non si è risvegliato il gusto per il puro servizio devozionale mediante sravana. Kirtana, Vishnu, bisogna agire secondo, bisogna, non dice puoi, bisogna, sei costretto ad agire secondo i principi regolatori prescritti nei Veda. Però Krishna vede che Arjuna è amico e non invidioso. E allora gli rivela ciò che non è nemmeno prescritto nei Veda cioè è l'essenza dell'essenza dei Veda Sradda Sabde, visvasa sudrida krishna bhakti sarva karma offrendo un servizio d'amore trascendentale a krishna si compiono automaticamente tutte le attività sussidiarie noi dobbiamo avere molto fede in questo no? perché se ci sentiamo inadeguati non si può ottenere no? perché questo dubbio eh, infatti anche Arjuna dice togli questo eh, omadu suddana togli questo dubbio questa fiduciosa e ferma fede favorevole al compimento del servizio devozionale è detta sradda, fede ma fede non la fede che abbiamo all'inizio no? io ho fede che è una fede incrollabile eh? drida vrata è una fede e l'aspetto più più elevato della del, dell'unione eh? sia che tu mi spezzi il cuore o mi avvolgi nel tuo braccio d'amore Resti, questa è la fede, resti il mio amato Signore. No? È una fede incrollabile, molto forte. Infatti, qui uno potrebbe chiedersi: ma, ma io sono così piccolo? Ma perché? Ma questo, questa è una conoscenza incredibile. Che ho a che vedere io? Eh, io mi accontento. Oh, dobbiamo pensare che se siamo qui in un modo o nell'altro e c'è la città di non è a caso. Eh, siamo, vedete, siamo anche pochini, ma non è perché dico sono io, siete voi. Ci sono tanti altri pochini che lo fanno qua e là nella parte del mondo. In realtà tutti i Godia Vaishnava fanno questo. No? Godia significa proprio che seguono eh, eh, Siceitania macrobo, Non è a caso. Significa che, è, è come diceva Siraprav, in un modo o nell'altro siamo pronti a questo. C'è la possibilità. Altrimenti non saremmo qui. Perché non capiremmo neanche una parola? Ci sono persone che appena sentono parlare in questo modo e non, non, non ci sono. Perché? perché hanno un altro ambito, capite? Hanno un'altra visione. Se la Prabhupada stessa dice che la maggioranza dei miei discepoli sono diretti ai pianeti superiori o a Vaikunta, ma nonostante questo ci ha offerto la città ceritambrita noi siamo parte del movimento godia e quindi c'è la possibilità di risvegliare questo questo sentimento e di ricevere come dice qui di, eh, di, di, di ricevere li, li, li... benché abbia già spiegato tutto eh, offre queste istruzioni che sono le più potenti e superano tutte le altre ce lo dice ce lo dice e qui ci dice il, la questione finché non si è sazi allora io devo vedere sono sazio Può darsi che noi continuiamo a, 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 a spiluccare queste cose, però dentro il nostro cuore non siamo soddisfatti di questo. No? Significa che in un certo senso siamo sazi, ma l'abitudine, la natura ancora ci porta. No? E allora cosa bisogna fare? Bisogna diventare più fortunati, bisogna approfondire di più. Con l'aiuto del Maestro spirituale delle scritture, soprattutto del canto del Santo Nome, perché questo sentimento sincero, io l'ho visto in, in, in tantissimi devoti, c'è questo, no? Ma è se, se, come Argione, si è ancora un po' travolti, coinvolti dalla situazione. No? Altrimenti non ci direbbe finché non si è sazi. No? Tanti vivono già questa, hanno capito, no? ma il vortice è molto forte e quindi bisogna risvegliare questo gusto. Mediante che cosa? Ce lo dice. Questo è il metodo. Sravana Kirtana Vishnu. Sravana, l'ascolto e la ripetizione. Perché l'ascolto, se si ferma lì, eh, svanisce. No? Deve essere praticato questo ascolto nel Kirtan. E allora porta a Vishnu Smarana. Pensa sempre a me. Capite? Il pensare sempre a Krishna viene da Sravana e Kirtana ascoltare e poi dopo elaborarlo con il proprio cuore e rioffrirlo. Bisogna agire secondo i principi regolatori prescritti nel Vede, nelle scritture. Cioè, mentre fai questo, devi non improvvisare, ma devi mantenerti dentro alla protezione. Che il Signore ha offerto e allora ci dice offrendo un servizio d'amore trascendentale a Krishna non ti preoccupare si compiono automatic automaticamente tutte le attività sussidiarie cioè vale a dire quando questo servizio è veramente d'amore disinteressato eh, come uno dice ma no, non dire questa parola le gopi no? perché in realtà è così no, c'è anche solo un'ombra non c'è più bisogno di niente perché in quello è contenuto tutto perché è l'essenza la relazione d'amore è l'essenza quando questo amore non è interessato non è motivato che cosa c'è di più? Eh? che ci devi mettere L'arte di una cerimonialità, ma questa cerimonialità dimostra, sarebbe lì solo per dimostrare l'affetto, l'amore. No? Quindi, se c'è questo amore, cioè, alla fine il bambino non interessa se sua madre è vestita d'oro o ha solo una, 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 un vestitino di cotone, a lui gli interessa l'abbraccio. E, 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 il, e Il latte da succhiare da sua madre, il, su, il suo calore, la, 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 il suo esserci, che gli importa di tutto il resto. Capite? A Krishna, a Vrindavana, non gli interessava nient'altro che giocare con i suoi amici, avere la relazione con i suoi genitori e incontrare l'ego. Se fossero poi vestite, quello lì dopo è una coreografia. Capite? Ma l'essenza qual è? È il rapporto. Per fare questo bisogna avere il cuore puro. Come si fa a relazionare con la purezza personificata se non si è pura? Vale a dire, se ancora nel cuore ci sono tutti. I, i sottintesi, sott e queste, quell'altro, quell'altro, quell'altro. Come fai? No? Invece gli abitanti di Vrindavana sono tutti completamente puri nel loro scambio d'amore. Ed è quello il gioiello più grande. Loro sono i più grandi yoghi, i più grandi ghiani, tutto. Perché? Perché quella è l'essenza di tutto. Mame <coughs> Kamsaran questo sentimento di rabbia la fede ferma è detta strada quando una persona si impegna nel servizio devozionale al Signore è chiaro che deve aver adempiuto tutte le responsabilità nel mondo materiale ha soddisfatto gli antenati gli esseri comuni gli esseri celesti è libero da ogni responsabilità questa persona non ha più bisogno di far fronte separatamente alle sue responsabilità perché L'ha già fatto automaticamente. Come se uno è amico del re, no? non deve andare a limosinare niente dei suoi ministri, perché c'è il re direttamente, e il re è soddisfatto della sua amicizia, Mi è, cioè, sulla punta della mente un ricordo di una storia, di un. Di una persona che era molto cara al re, i ministri facevano di tutto per tenerlo lontano, adesso non, non mi ricordano. E il re lo cercava dov'è, dov'è? E i ministri organizzavano per, per tenerlo lontano. No? Dov'è, dov'è? Capite? E è questo se c'è, se, 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 se Krishna trova affetto, ma qual è il problema? e tutti i doveri sono già automaticamente fatti l'attività interessata karma è destinata a soddisfare i sensi dell'anima condizionata ma quando ci si risveglia la coscienza di Krishna non si è costretti ad agire separatamente per compiere azioni pie perché già è l'azione in sé, è la perfezione delle attività pie la migliore realizzazione di tutte le attività interessanti consiste nel distacco dalla vita materiale, questo distacco è spontaneamente goduto dal devoto che si impegna fermamente al servizio del Signore. Perché? Perché se è impegnato al suo servizio costantemente, come fa a essere impegnato in un'attività? Capite? Noi non, noi non combattiamo Maya. Noi cerchiamo di amare Krishna, perché amando Krishna, Maya è già, è già tranquillizzata. Sono gli sciocchi che combattono mai e le prendono di santa ragione ogni volta. Bene, ci fermiamo qui. Lo vedete quanto è purificante la realtà trascendentale? Perché eh, mette a posto tutte le cose. No? Noi abbiamo tanti fraintendimenti in questo mondo. È questo, o quello, forse quello ha detto questo, questo o quell'altro. Eh, anche Marat Pariksit, quando tutti i saggi arrivarono, per, per lui diceva: Cosa devo fare? Qual è il mio dovere adesso? Cioè, mi restano solo sette giorni. Lui era l'imperatore, il nipote dei Pandava, aveva ristabilito un regno meraviglioso. Erano tutti di una felicità incredibile perché era un re santo, adesso se ne stava andando eh, per una maledizione ingiusta ricevuta. Tutti sono corsi. Ma nessuno riusciva a soddisfare il suo desiderio, e c'era Vyasadeva, c'erano i grandi, i più grandi saggi di tutto l'universo. Capite, non è facile, ma noi abbiamo questa fortuna di averlo. No? Solo parlarne, pensate il beneficio che ci dà anche solo ascoltando, parlandone, piano piano, lasciandole entrare in noi. Non ce l'avevano loro, non ce l'avevano. Eh? Per misericordia di Cristo non da scavierà il Gosvame, poi dissi la prova perché l'ha tradotto e ce l'ha offerto. Noi ce l'abbiamo. E quindi pazientemente dobbiamo sottoporci ai raggi benefici di questa realtà, ma non interpretarla per vari scopi, per varie ragioni. No? Ma pregare il Signore... Di poterla prendere asitis così com'è, no? nella sua semplice la sem e, e, e la semplicità, no? tutto è contenuto lì, pensa sempre a me. Perché Krishna è tutto. Quando noi pensiamo, eh, ma è così limitato Krishna, Krishna, perché non, abbiamo, non conosciamo Krishna? Eh, Krishna significa Krishna, Radha, Balarama, tutti i pastorelli, tutte le espansioni di tutti gli avatar, tutto. No? Madre Yashoda ha aperto la bocca di, di sua figlia, ha visto tutti gli universi. È una concezione gretta, grossolana, che ancora non abbiamo compreso. È un mondo che si apre, il vero mondo che si apre di fronte a noi. Adesso noi non lo percepiamo nemmeno, pensate, appena appena. No? Dov'è sta realtà spirituale? Dov'è? E pensiamo che forse di arrivarci viaggiando qui e là, dov'è? Invece è accessibile. A chi? Quando uno è amico e non invidioso del Signore e si abbandona semplicemente. A questa caratteristica, a questa qualità, e non solo con lui, perché lui è tutto, quindi con tutto, no? e piano piano allora la realtà spirituale si manifesta. Bene, buona giornata a tutti. Buona eh, Govardana Puja. Oggi ricordiamo questo divertimento eccezionale. In realtà, semplicemente parlando di questo, noi abbiamo soddisfatto anche tutto il Lilla di Govardana, perché è basato proprio su questo: Govardana, e Govardana significa colei che soddisfa go i sensi e le mucche in generale, cioè soddisfa tutto, perché Govardana è il luogo più intimo e Radhakunda è a Govardana. Il più intimo del Signore, l'amore più intimo del Signore. Pensate, c'è un luogo dove Sisirada e Krishna vorrebbero sempre essere e questo è Guardate. Perché lì c'è tutto quello che serve per il loro Lila. Non sono sofisticati, non hanno bisogno di grattacieli, di macchine, di aerei, perché ciò che conta è la relazione, non è la struttura esterna. Qui invece noi abbiamo tutto esternamente e il deserto nel cuore. Invece Krishna sembra che è così, eh? basta una collina con le caverne, con i prati, con, è, è, un, è un laghetto. Sì, ma con che relazione? Capite? Questa è la nostra confusione. C'è un mondo illimitato dentro alla relazione d'amore e c'è un mondo invece esterno che sembra ma non è che noi purtroppo ancora preferiamo quindi è, è questo il passaggio da fare quindi buona Govardhana Pugia a tutti Radia Rade buona giornata